La base della terracotta è l'argilla. L'argilla. Dunque, dopo l'argilla viene presa, diciamo, a Derusa, la prendono il Tevere, dopo una serie di lavorazioni e purificazione della terra, si raggiungono dei pani. Pani d'argilla sono, eccoli. Se ne prende un po' con questo filo, si taglia così. Ma certo che è brutto. C'è. E si fa. E adesso vi faccio vedere come si fa in un vasetto a colombino. Ora ho già fatto la base prima, però. Qui si fa un cerchietto che è il fondo. Poi si fanno tutti. Questa è un'antica tecnica, una delle primarie tecniche. Tecniche, lavorazione dei vasi. Che la può fare chiunque perché è semplice, sì. Non necessita, no, di strumenti. È semplice, basta seguire una forma. Prima si disegna, certo, si disegna una forma su un foglio, su un foglio da disegno, e poi si segue quella forma, perché altrimenti si va a ruota libera. Quindi tu di solito fai il disegno. Il disegno e poi dopo. Sei abituata a fare la progettazione? Sì, va fatta perché altrimenti viene una cosa così, senza senso. E poi si fa così, si mette un... Senti sull'idea, la progettazione, no? E l'uso del disegno, ti è venuto successivamente ai corsi? O l'hai sempre un po' Personalmente ce l'ho sempre avuta un po', mi è sempre piaciuto disegnare. Però dopo con i corsi, certo, con i corsi ti insegnano meglio tutta la fase della lavorazione. Ecco, e questo cresce, si chiude, si fa aperto. Con questa tecnica... Si possono fare anche cose quadrate. Allora, dopo qui va tutto allisciato, levigato. Con le dita. Con le dita, prima con le dita, dentro lo stesso. A mano che si cresce va tutto unito. Oh. Deve essere omogeneo. E non può anche essere fatto a cerchiette che si vede. Però dentro devi sempre unirlo perché altrimenti in cottura si stacca. Poi dopo quando questo vaso è finito, va tenuto in un ambiente areato e dopo un giorno così va di nuovo levigato e tolta la terra che c'è in più, perché bisogna renderlo abbastanza fino, sottile. Bisogna togliere tutta la terra, farlo tutto bellino, liscio. Ecco, io qui per esempio ci ho fatto questi graffi. Questo quando è a durezza cuoio viene fatto. Quindi, perché questo piano piano si asciuga. Quando è a durezza cuoio si fanno queste. La durezza poi avviene dopo una giornata. Anche due. Quindi hai aspettato senza cuocerlo. Senza cuocerlo. E poi puoi fare questo. Dopo piano piano questo si essicca, ti accorgi che è essiccato quando raggiunge questo colore qui, vedi? L'acqua un po' se n'è andata e c'è questo colore qua. Però già su questo colore non va bene. Quella finitura non quando la puoi realizzare. No, deve essere più morbido, proprio più morbido di questo. Ora questo è morbido, ma quando è più duro di questo, quale dicevi l'oggetto? Questi qui, vedi, servono. Ah, grattano, sì, grattano via la terra che è in più. Quindi quello che dicevi, sì. Fra un giorno questo io domani lo riprendo in mano più o meno alla stessa ora e gli tolgo. Sì, l'eccesso di creta che c'è in più. Ecco, io rifinisco così. Questo è lo stesso. Sì, insomma, servono esclusivamente per fare questo discorso. Certo, la relazione che tu instauri con un oggetto è abbastanza lunga. Sì, anche troppo. Troppo lunga. È lunga, sì. È lunga, la fase della ceramica è lunga. Tutte le fasi sono lunghe. Il tornio no, quello il tornio, come faceva da lì, è veloce perché... Però dopo... Quando c'è la fase della rifinitura è lunga, perché lo devi riprendere, ritogli tutta la terra in più, è lunghissima. Arrivato a questo punto qua di essiccatura, viene messo dentro il forno e viene cotto a 1100. 1000 gradi, io cuocio a 1000 gradi. A 1000 gradi dentro questo forno. Questo forno a 1000 gradi, per arrivare a 1000 gradi c'è bisogno di diverse ore, non in un'ora sarà a 1000 gradi, altrimenti scoppierebbe tutto. Va su piano piano 5 o 6 ore, in 5 o 6 ore arriva a 1000 gradi, in altre 6 o 7 ore scende, si raffredda, devi aprire quando è a zero, quando è tutto raffreddato.
Ah, quello si chiama biscotto. Sì, quello si chiama biscotto. E si chiama biscotto. Biscotto. Sai che pensavo che il biscotto fosse quello. Anche quello è biscotto. No, quello quando è cotto è biscotto, questo è biscotto, tutto biscotto. Ah, è la cottura che lo definisce la cottura, biscotto. Sì, la cottura. La, cioè la prima cottura fa diventare la... biscotto.